Andrà tutto bene, puntata numero 360. Oggi è giovedì 9 luglio 2020 e sono le 11:12. Buona giornata da Gioacchino Onorati e da Velletri, in provincia di Roma, Antonio Venditti. Ben ritrovato, Antonio. Ben ritrovato anche te, su questa bella televisione. Grazie Antonio, noi stiamo facendo molte puntate decisamente interessanti sul tema della scuola, soprattutto per cosa succederà a settembre. Qual è la tua idea? Allora, io vorrei riallacciarmi a quella considerazione che abbiamo fatto al termine della puntata precedente, cioè resta sempre l'esigenza fondamentale, ineludibile, del raddoppiamento degli spazi e del conseguente aumento del personale docente e non docente. Questa è l'esigenza. Andiamo a vedere se la ritroviamo nel decreto del ministro che è del 26 giugno 2020. È il decreto di un articolo che però naturalmente ingloba il piano scuola 2020-2021. Si tratta di 54 pagine. 20 sono il decreto con, diciamo, con tutte le cose essenziali che il ministro ha voluto inserire. 34 sono gli allegati, tanti allegati, e alcuni ci saranno anche utili. Allora, Scusami Antonio, puoi ripetere esattamente il decreto? Decreto del 26 giugno 2020, decreto Perfetto. del ministro della pubblica istruzione. Benissimo, e ha un nome questo ministro? La ministra Lucia Azzolina. Lucia, ecco, non ricordavo il nome. Quindi decreto 26 giugno 2020, ministro Lucia Azzolina. Prego, Antonio. Allora, in questo decreto intanto si parla di tavoli regionali, tavoli locali, cioè a livello metropolitano, provinciale e comunale. E tutto dipende però dal tavolo nazionale che il ministro ha istituito al ministero. E c'è una, da quello che ho capito, una concertazione continua con le organizzazioni sindacali. E poi però tutto quello che fa per la scuola è scritto con il Dipartimento della Protezione Civile. Allora, proprio qui io vorrei richiamare il protocollo sulla sicurezza scuola, che secondo il ministro va adattato, ed è giusto, alle situazioni locali. Dice però, è stato scritto secondo il modello già sperimentato per gli esami di Stato nel secondo ciclo della scuola superiore. E io qui farei una piccola obiezione. Questo esempio non mi sembra tanto appropriato. Perché? Perché gli esami, intanto, si è trattato soltanto di un colloquio e erano gruppi ridottissimi. Ogni commissione interroga, proprio secondo la norma, 5 candidati al giorno che nella situazione della pandemia non potevano nemmeno affluire insieme, quindi affluivano
distanziati nel tempo e mai insieme, quindi non c'era più la presenza dei candidati durante l'esame con la commissione e il candidato era distanziato di ben 2 metri. E allora, ma se noi dobbiamo parlare della scuola, noi avremo a settembre quasi 8 milioni di studenti in tutta Italia. È vero che sono sparsi nei vari edifici, ma in ogni edificio ci saranno almeno qualche centinaio di studenti. E per alcune scuole non si potrà nemmeno dire, come si dice giustamente per le superiori, li facciamo affluire in gruppi distinti, perché nella scuola primaria e nella scuola media i genitori giustamente accompagnano i figli a scuola, li accompagnano in macchina, perché poi o vanno a lavoro o hanno altre incombenze e speriamo che abbiano sempre più lavoro a settembre. E allora diventa strategica la funzione, indovina di quale personale? Del personale E ausiliario. certo, Perché? fondamentale direi. Perché servono nell'accoglienza, quindi prima di entrare, servono durante le attività per la vigilanza e servono poi per le operazioni igieniche stabilite minuziosamente dal Comitato Tecnico-Scientifico che la ministra ci ricorda abbiamo detto, negli allegati e quindi anche dopo sono impegnati. E allora dobbiamo parlare del personale, di nuovo, dobbiamo parlare degli spazi per vedere come si possa garantire la riapertura nelle condizioni ottimali. Parliamo del personale. I docenti sono 800, in base ai numeri dell'anno passato, 835.489. I non docenti 209.000 e qualche decina in più. Io però, a pagina 7 di questo decreto, ho trovato un'espressione che mi fa pensare, e non bene, perché c'è come una rivelazione. Si tratta di stabilire eventuali incrementi di organico del personale. Come eventuali? Ma il calcolo dei docenti e dei non docenti che sono necessari in numero molto elevato, lo possiamo fare tutti. Antonio, perdonami un attimo perché tu hai citato pagina 7, vero? Sì. Però a seconda del documento si può trovare in diverse pagine. Allora, leggo il testo: nell'ambito del predetto tavolo, virgola, l'amministrazione centrale coinvolge le organizzazioni sindacali nella disamina delle questioni relative all'attuazione delle misure contenute nel presente documento. Virgola, anche con riferimento agli eventuali incrementi di organico del personale scolastico nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente. Scusami per l'intrusione, Oh, Antonio. bene, concludiamo questo punto. Gli organici dovevano essere rivisti prima perché le iscrizioni vengono fatte a gennaio e quindi il ministero in genere le manda, cioè le direzioni scolastiche regionali, le mandano alle scuole prima della fine dell'anno scolastico. Ora, se questi organici non sono stati rivisti, come immagino, il ministro, a mio modesto avviso, dovrebbe rivederli in fretta perché l'anno scolastico è davvero alle porte.
parliamo degli spazi. Gli edifici scolastici sono 58.823 e penso quelli di proprietà. Non si contano gli edifici che magari non sono di proprietà dei comuni e delle province, ma sono in affitto, perché esiste ancora questo fenomeno. Allora, qui si trova una strabiliante novità. Credevamo, anche l'altra volta ne abbiamo parlato. Sì, scusami ancora una cosa, Antonio, dove hai letto questo numero sulla quantità di... 9 e 10, seguendo sempre il documento principale, D'accordo. pagina 9 e 10. D'accordo. Le singole istituzioni scolastiche potranno riorganizzare, migliorare e valorizzare eventuali spazi già presenti a scuola attraverso interventi di manutenzione ordinaria o edilizia leggera, tra virgolette, edilizia leggera, finalizzata alla manutenzione straordinaria in accordo con gli enti locali, creando spazi supplementari. Perché è troppo, devi arrivare a sia alle istituzioni scolastiche sia agli enti locali con separate procedure, sono stati dotati di appositi finanziamenti finalizzati per le scuole all'adattamento degli spazi interni ed esterni per lo svolgimento delle attività didattiche in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione. È qui che io voglio fare una brevissima Sì. riflessione. Ma il ministro stesso, in un allegato, ci fa due prospetti. In uno mette le competenze degli enti locali e in un altro mette le competenze delle scuole. E le competenze degli enti locali sono quelle relative alla manutenzione, all'adattamento, eccetera. Chi è questa novità? Che le scuole devono provvedere in proprio con i finanziamenti, dovrebbero essere arrivati, non lo so, o arriveranno. E poi però, siccome gli edifici sono di proprietà comunale o provinciale, c'è bisogno dell'autorizzazione del proprietario o no? E allora c'è tutta una procedura a scuola per fare ogni acquisto, che non ti sto a dire perché ci porterebbe via tanto tempo, però non è che può decidere il preside come pensa, come sembrerebbe pensare qualcuno. C'è la cosiddetta giunta esecutiva, esecutiva perché esegue le delibere del Consiglio d'Istituto, ma ha anche un ruolo propositivo che dovrebbe andare alla ricerca di un tecnico, no? Perché chi lo fa il progetto? Andare alla ricerca di una ditta e poi sottoporre il tutto al consiglio d'istituto che dovrebbe approvarlo, sempre che il comune sia d'accordo. Ma chi conosce i comuni e chi ha lavorato nella scuola e queste cose le sa? I tempi e i criteri degli istituti, degli uffici tecnici comunali non è che siano simili a quelli che potrebbero essere in una scuola, la cui funzione, abbiamo detto, è educativa e didattica. E allora il preside. Antonio, io ti ringrazio perché il tempo è terminato. Grazie per questo tuo commento al decreto ministeriale del 23 giugno 2020, protocollo numero 36, adozione piano scuola, anno scolastico 2020-2021, decreto ministeriale del Ministero dell'Istruzione. Firmato onorevole dottoressa Lucia Azzolina. Grazie, ma questa è soltanto una delle tante puntate che faremo di commento su questo decreto ministeriale. Grazie, Antonio.